Ma amici di YouTube, buonasera! Vi volevo fare un video velocissimo perché vi volevo far vedere i prodotti che ho preso da Sephora con la carta regalo che mi era stata regalata e niente di nuovo perché è un profumo che già ho utilizzato, però ve lo volevo far vedere. Domani ci vediamo con un video un pochino più lungo, parliamo di prodotti corpo, penso. Allora, innanzitutto ho preso questo cofanetto con Narciso Rodriguez Forar, questo Eau de Toilette, che io è il mio preferito, Narciso preferito, un muschio dolce, pulito, buonissimo. Quello rosa pure è buonissimo, mi piace sugli altri, ma su di me purtroppo mi fa venire un gran mal di testa, non posso utilizzarlo. Ma questo, per esempio, Pur Musc è un buon compromesso, perché è un profumo muschiato, delicato rispetto al rosa, si assomiglia molto al rosa come fragranza, ma molto muschiato, che sa di pulito, più floreale e non dà mal di testa perché è molto delicato. Il Pur Musc, e infatti, qui c'è la versione piccolina, troppo carina questa confezione. È uscita penso sotto Natale. Poi ve ne parlerò quando lo indosserò. Ma Narciso, forse già ve ne ho parlato in precedenza perché ogni tanto rientra nella mia collezione perché è uno dei profumi che mi piace, quindi che ritornano. Dopodiché ho preso questo mascara di Too Faced, poi quando faremo un trucco con voi lo vediamo, vediamo l'applicazione. E poi ho preso il pennellino per le sopracciglia di Zoeva. Io uso molto questi. Questo pennellino di Zoeva io utilizzo spesso, quasi tutti i pennelli di Zoeva. Vedete? Questo è per le sopracciglia. E li prendo sempre da Sephora online perché i negozi non ce l'hanno, ai negozi fisici. E questo è quanto. Poi lo applicherò. Io Zoeva, i pennelli prendo o Zoeva o MAC. Zoeva è anche una questione sia qualità sia il prezzo, spesso stanno in offerta e costano un pochino meno. E i pennelli li prendo buoni perché assolutamente valgono, devono valere. E mi hanno dato come campioncino questo siero, la vitamina C, Ole Henriksen alla banana. E poi questo profumino, ragazzi, di Fame, si chiama, di Paco Rabanne. Ho visto note, a parte guardate la gomma, la confezione che è carina. Le note ho visto gelsomino, mi pare incenso e muschio. No, lo indosso qui, è buonissimo, questo lo metto in lista per il prossimo inverno perché ormai non prendo più profumi invernali, basta, utilizzo quelli che ho, che ne ho abbastanza. E questo lo segno per il prossimo inverno perché mi è piaciuto tanto. Fatemi sapere se voi l'avete sentito. Questo però con la, occhio perché ce ne sono due, questo con il vestitino nero, il robottino col vestitino nero, buonissimo, cioè veramente buono, che poi tra l'altro mi sa me l'hanno già dato Naima e mi era proprio piaciuto molto. E niente, vi volevo far vedere soltanto questi, adesso vado a mangiare e domani ci vediamo, penso che parleremo di prodotti corpo che sto utilizzando, vediamo un attimo quello che mi ispira di più. Intanto vi mando un bacio enorme.